Wrestling. E bella a tutti su quelle pesciolini, benvenuti in questo nuovo video, sono Sesbocciati Tetan Sharks. Oggi siamo qui in un nuovo video con una nuova serie su, sempre su Pokémon, sul TGC Online, ragazzi. Allora, il TGC è, come sapete, il gioco di carte di Pokémon. Siccome a noi sta piacendo molto Pokémon in generale, ho pensato di portarvi anche il TGC. Abbiamo pensato io e Mamid. Questo è il gioco, vi lascio il link in descrizione, anche se è facile trovarlo. È free to play. Se non si vuole shoppare, si può anche non shoppare, perché comunque le carte le hai. Dopo vi spiego come, almeno in un altro video. Oggi vi spiego come si gioca, magari molti di voi non lo sanno. Allora ve lo spiego io, Allora, iniziamo a sfidare il computer. Poi vi spiego che sono ste stelle, sto casino. Iniziamo, così vi spiego come si gioca, proprio come si gioca. Ok? Allora, sì. Non ti risparmiare, non ho paura di nulla. Sei come ti prendi spezzi in due. Ti faccio. Io ti spiezzo in due. Allora, iniziamo col delega. Inizio. Dobbiamo scegliere il nostro Pokémon attivo, cioè il Pokémon che combatterà. Io per ora, siccome so che lui ha i Pokémon d'erba, i Pokémon fuoco fanno per due danni. Poi vi farò vedere da dove si vede. Quindi metto un Pokémon fuoco qui. E ora mettere nella panchina, che sarebbe i Pokémon, cioè le Pokéball che ho praticamente dietro, qua. Vi spiego come si vince. Per vincere, gli uccidi 6 Pokémon, quindi prendi tutte queste 6 carte, perché ogni volta che uccidi un Pokémon, vi prendete una carta premio, ok? Perfetto. Oppure, se uccidete il Pokémon e lui dietro non ha altri, perde. Iniziamo. I Pokémon, per attaccare, per fare le loro mosse, hanno bisogno di queste energie. Come qui. Qui c'è scritto che per fare questa mossa ha bisogno di un'energia neutrale, cioè qualsiasi. E per fare questa, una di fuoco. Io gliel'ho messa. Si può mettere massimo un'energia per turno, ragazzi, una, perché sennò sarebbe troppo forte. E iniziamo ad attaccare. Come vedete fa 10, ma siccome lui ha debolezza 2 col fuoco, se notate dietro, ha preso doppio danni, semplicemente. Perfetto, adesso ho anche pescato l'evoluzione. Qui c'è scritto base sopra, vuol dire che è il Pokémon base. Poi c'è fase 1, fase 2, poi c'è il Mega e vabbè, è dove. La fase 1 è l'evoluzione della base. Io a sto punto ce la metto? O non serve? Ma sì, ce la metto. Perché? È vero che questa mossa fa cacare, perché fa 70 danno, ma devo scartare un'energia che ha il Pokémon, quindi da 2 va 1 e quindi una la scarto. Forse questa che fa 30 per 2 60, quindi lo one shot, è morto. Ciao! Prendo una carta premio, una label ball, ragazzi, e via, si continua così. Il gioco è veramente carino, perché alla fine è free to play, quindi c'è. Non è proprio free to play, però è free to play, sì. Però ovviamente chi shoppa ha qualcosa in più, però nemmeno molto, quindi è giocabile, raga, è giocabilissimo. Mi ha ucciso, perché ho perso, l'ha anche curato, vaffanilla! Cos'è? Allora, si possono usare solo perché oltre ai Pokémon si hanno queste carte. Cioè, ci sono le carte strumento, cioè queste qua, e le carte allenatore. Sono tutte carte allenatore. Le carte allenatore sono strumento, aiuto e stadio. Perfetto, qua.
Questa è una carta strumento, quindi la equipaggia un Pokémon e dice: quando il mio Pokémon attivo, cioè questo qua, muore, do un'energia che ha lui a lui. Semplicemente questo. Con questo curo tutti i miei Pokémon di mente, lo faccio così dopo non mi uccide. E intanto lo picchio con questo. Le carte aiuto invece, che sono queste qua, si possono usare solo una volta per turno, cioè puoi usare solo una carta aiuto per turno, perché alla fine sono forti come carte. Metto anche Meo. Voi dite, non posso scambiare i Pokémon da qua alla panchina? Sì, con la ritirata, solo che c'è un costo. Lui c'è il costo di ritirata di uno, vuol dire che quando si ritira devi scartare una sua energia e non mi conviene. A sto punto, siccome lui voglio che muoia, se no dopo mi uccide, gli faccio fuoco bomba. Così fa 70 danni più 30, muore. Ecco qua. Mi prendo una carta, magari è una carta energia. No, Growlithe. All'inizio vi danno 3 mazzi base con cui scattare gli allenatori in PvE. Questo sì, ragazzi, è in PvE. Poi c'è anche il PvP, però non è qui. Cioè, però, io a sto punto lo ritirerei, mettere lui così non mi muore. Oppure muore. Sì, vabbè, raga, lo faccio morire così gli faccio questi 60 danni. Cioè, alla fine, anche se se vi muore un Pokémon, non è tanto un problema, ragazzi. Cioè, cazzo, anche perché. Perfetto. Su lui. E continua a minare. Faccio 30 per 2, 60. Prendo una carta premio. Pam. Ok. Ho sia Growlithe che Arcanine. Quindi c'ho anche l'evoluzione. Attacco rapido. Porco. Me l'ha ucciso. Come vedete ora si aziona l'effetto di lui. Devo scegliere un'energia base dove ne ha una sola. E gliela passo. Semplicissimo. Mo' gli metto lui. Perfetto. Faccio così e gli faccio 80 danno. Per 2 sono 160 danno. L'effetto dice: posso aggiungere 40 danni a questa mossa. Quindi 80 più 40 sono 120. Però se lo faccio, questo Pokémon subisce 20 danni. Siccome a me di fare 220 danno a un Pokémon che ne ha 60 non mi interessa, faccio no. Anche perché mi ho vinto. Sì, perché lui appunto non ha Pokémon dietro. E niente. Queste stelle vi spiego in un altro video che cosa sono. E ora questa è la spiegazione base di come fare un mazzo. Cioè, no, di come giocare. Non di come fare. Che cazzo dico? Che cazzo penso? Ok. E niente, raga. Questa era la spiegazione base. Ditemi se volete che io faccia questi video oppure no. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Beh, ragazzi.